Non è stato in campo, questo è il primo scudetto dell'Itagest Casarani inquadrato, non è stato in campo direttamente, però c'era uno striscione che lo evocava abbondantemente. Poi in questi giorni è protagonista sui giornali per una proposta innovativa che la Pallamano ancora fatica a digerire, perché si tratterebbe sostanzialmente forse di trovare di tre squadre che oggi sono al vertice della classifica la sintesi per avere una squadra sola da portare in giro per la regione. Ma di questo progetto vorremmo chiedere proprio a te, Ivan, una breve illustrazione, visto che oggi poi siamo in Puglia e tra poco andremo nella seconda città in classifica conversando, dove troveremo anche la terza squadra. Ivan. Sì, buon pomeriggio. È una proposta, è la proposta che mi sono sentito di fare, anche perché noi da 2 anni che siamo nel campionato d'elite di pallamano abbiamo vinto tutto quello che c'era da vincere. Abbiamo iniziato con la Coppa Italia dello scorso anno, continuando con il campionato, la Supercoppa, la Coppa Italia a Siracusa e ancora una volta il campionato con 3 giornate d'anticipo. Cosa ci manca? Quando un giornalista mi chiese qual è il suo sogno, io dissi era il sogno di competere in Europa. Non possiamo competere in Europa oggi, non possiamo competere in Europa con queste capacità tecniche, non possiamo competere in Europa con questi budget. Noi siamo la squadra che per la prima volta in 30 anni di pallamano, in 31 anzi, come hai ricordato tu, noi siamo stata la squadra che è arrivata per la prima volta agli ottavi di una competizione europea. E quindi è chiaro che noi non possiamo fare qualcosa in più. Però se io guardo la classifica, e la classifica del campionato nazionale d'elite vede tra le prime 4 squadre della pool scudetto di questo campionato, le prime 3 sono pugliese. Allora io ho sognato, e quindi ho fatto un dream team, quella di unire Conversano, Fasano e Italgest Casarano in modo da fare un'unica grande squadra, un unico grande team e vincere nelle competizioni europee. Lanciare dalla Puglia un grande segnale di unione, lanciare dalla Puglia questo grande segnale di unione in contrapposizione con quello che succede nella maggior parte del mondo, dove c'è un mondo che si divide. Dalla Puglia si lancia questo segnale di unione per andare a competere nelle competizioni europee. Ovviamente questa è la vostra proposta che adesso, come dicevo, dovrà essere eventualmente digerita dalla federazione che amministra il campionato, dalle altre squadre, però è evidente che la domanda facile che ti si pone oggi, visto che stiamo per andare in un'altra piazza, è come hanno reagito le altre 2 squadre pugliesi di fronte a una proposta che veniva da chi in testa alla classifica poteva magari dare l'impressione di voler fagocitare anche le loro realtà, e parlo di Conversano e Fasano. Beh, all'inizio c'è stato un attimo di sbigottimento, poi io devo dire che sia il presidente del Fasano Angelo Di Carolo che il presidente del Conversano Vito Scisci, quando ci siamo seduti e abbiamo capito, da persone intelligenti abbiamo capito che se vogliamo competere in Europa questa è l'unica soluzione. Io sono pronto, come Italgest, una cosa, sono campione d'Italia, però sono pronto a mettere a disposizione il mio budget per 3 anni a fare un progetto in 3 anni e capire quali sono gli obiettivi da raggiungere, perché se noi la programmiamo, io penso che si possa innalzare il livello della pallamano in Italia e si può anche sperare di riuscire a vincere qualcosa in Europa. Grazie mille Ivan della tua proposta, ovviamente ne parleremo ancora, come ne sta parlando già abbondantemente il mondo della pallamano, perché è una proposta che ad esempio divide già le persone qui in postazione tra chi è favorevole e chi invece è assolutamente contrario, come al solito.